Attenzione, perché quel gesto di Joan Blake poteva anche significare sono a tanto così da vincere loro. È rimasto più concentrato adesso. Sì. Adesso può vincere chiunque, infatti. Adesso tra l'altro c'è un buco tra Blake e Dix. Partita, questa volta la partenza è valida, guardate come spinge Joan Blake, anche a tenere Kim Collins, Joan Blake, campione del mondo, 9,93, la Giamaica, 1,04 di vetro, di vento contrario, Joan Blake si va a prendere l'oro dello sprint clamoroso a Daegu, ci ha creduto fino in fondo Joan Blake, è stato più tranquillo. Collins in medaglia.